corruzione. Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceve in denaro o in altra utilità una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio. Conclusione. Un pubblico ufficiale o un funzionario della pubblica amministrazione, abusando del suo potere, induce qualcun altro a dare denaro a lui o a terzi. Conclusione quindi ancora più grave della corruzione, perché io, pubblico amministratore, chiedo a un terzo che mi dia del denaro, quindi perché mi dia del denaro? Perché non so, deve costruire la sua azienda, deve mettere su qualsiasi cosa in pubblico. Il peculato invece è quando prendi, i soldi direttamente dai fondi pubblici. Ma non è vero! Non è vero che prendi dei fondi pubblici, perché anche se lo premi a un privato è peculato. Però il fatto è che tu sei sindaco, dici tu mi devi dare questo, cioè capito, che diciamo, non so, mi proprio ti esproprio il terreno e non ti do un indennizzo, capito? Sì, sì. E quello lì è peculato. La concussione è ancora più grave della corruzione, perché produce una generale sfiducia nei confronti dell'amministrazione. Il peculato invece punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o cosa mobile altrui della quale abbia il possesso o la disponibilità temporanea per motivi di ufficio. Corruzione è votare irresponsabilmente senza accertarsi dell'onestà morale e intellettuale del candidato. Corruzione è tutelare le legalità senza difendere i cittadini. Corruzione è votare un politico corrotto per ottenerne privilegi. Corruzione è partecipare alla vita politica senza la volontà di mettersi al servizio dei cittadini.